Nella puntata precedente. Heracles sbarca a Baupressio, il secondo lago di questo viaggio in Sardegna. Una giornata d'attesa premiata dal primo Monster Bus dell'avventura. Restate con noi per una nuova puntata di Heracles Adventure. Nuovo in viaggio, ci stiamo spostando nel lago del Coghinas e mi stava dicendo Franco che le previsioni non sono buonissime perché deve arrivare una grossa perturbazione, speriamo bene. Ci proveremo sicuramente a insegnare altri bei pesci al lago del Coghinas. La prossima tappa si trova tra la zona dell'Anglona e della Gallura. Il paesaggio diventa più collinoso e il viaggio ci regala la vista di Lecce e Sughereti. Al tramonto siamo in arrivo all'agriturismo di Pedro Cazzo, vicino al lago. Ci svegliamo immersi in un suggestivo paesaggio nebbioso. Il tempo di un caffè e prepariamo subito l'attrezzatura. Siamo partiti dall'agriturismo, ci stiamo dirigendo verso lo scivolo del lago Coghinas. La giornata per ora è bella, c'era la nebbia fino a poco fa, ora sono le 9 di mattino. È andata via la nebbia, sta uscendo il sole, sembra una giornata spettacolare. Dalla strada intravediamo il lago ancora avvolto dalla nebbia. Scivolo ci permette di velocizzare le manovre per calare le barche. Il fiume Coghinas raccoglie le acque di numerosi affluenti. Uno sbarramento, mediante la diga, forma l'omonimo bacino. Il lago ha una capacità di 254 milioni di metri cubi d'acqua, che permettono il funzionamento della centrale idroelettrica. Franco e Alessandro si trovano all'entrata del fiume e battono la zona. Dopo qualche lancio, Alessandro consulta la mappa. Decidiamo di spostarci sul letto del lago.
la scelta si rivela vincente e Alessandro cattura i primi due bus della giornata. Franco decide di pescare a jig. Un'altra scelta vincente per i nostri campioni. Torniamo da Riccardo e Vincenzo. Vincenzo e Riccardo si trovano all'interno del bacino, in un'ansa a nord-est del fiume. Vincenzo prova con esche diverse. Con questo, con il Viber Glue. Ora lo andiamo a rinnescare. Sto pescando con Yami White Gap Extra numero 30 su questo groove e un piombo a Texas di 5 sedicesimi e uno stopperino. Filo del 35 di XF. Eccolo qua, l'innesco è fatto. Si sposta lo stopper sopra l'esca, si infila un attimino la punta dentro. Lo sì. Preso con il Viber Globe, nuovissimo, colore plume, pescato a Texas con un quarto. Ecco, io in questo caso sto pescando con siccome peschiamo dentro a degli alberi, sto pescando con un filo dello 0.35 in fluorocarbon, un filo nuovo, l'XF della linea Heracles. E una canna da un'uncia. Aspettate perché rilascio il pesce. La scelta consigliata da Vincenzo, Viber Groove Plume e Gamera Jig da un mezzo, ha colpito. Un bel bass, finalmente. Come grasso. Una pancetta. Lo liberiamo. Nella scelta del trailer per il jig, di solito o si segue la colorazione dello skirt, che sarebbe questo insieme di filamenti siliconici, oppure si cerca di fare un netto contrasto. Oggi il colore plume ha reso molto bene. Io ho deciso di cercare un contrasto netto tra il colore dello skirt del jig e il trailer per aumentare la visibilità della mia esca nell'acqua. We'll be right back.
nostra scelta, come potete vedere, ha reso dopo 2 minuti. Spinnerbite adesso sta iniziando a pagare, perché magari la taglia è un po' piccola rispetto a quella che prendevamo con i jig, però con il vento bisogna sempre tentare lo spinner. Questo spinner bite ha anche un bel filo, insomma, quindi è molto robusto, molto resistente. Io qui ho messo anche un trailer hook proprio per le abboccate, a volte mangiano corti, quindi con questo trailer ci aiuta molto anche sulle abboccate corte. Perfetto, bene, continuiamo. Flutter colpisce ancora. Lascio. Senta questo trailer hook, perché poi vado a fare schifo. E dai. Grande. Oh, se l'è bevuto questo spinner bite. Da pesce, bel colore, momento di vento, sponda dove batte il vento, è già il terzo che prendiamo, questo è più bello però, vai, rilasciamolo. Il lago Covinas è collocato nel territorio del Monte Acuto ed è circondato dalla tipica macchia mediterranea. Sebbene sia un invaso artificiale, è di grande importanza naturalistica. Sono presenti numerose specie di volatili e una ricca fauna acquatica. Franco controlla l'ecoscandaglio per verificare la profondità dell'acqua. Ci avviciniamo alle sponde e riprendiamo a pescare. Allora, abbiamo cambiato un attimo tecnica, perché abbiamo visto che stamattina mangiavano con la coda, infatti abbiamo preso con jig e group, o jig e left tail. Stasera era circa 1 ora e mezza che non sentivamo neanche una tocca, poi dopo abbiamo iniziato a pescare dritto, sicuramente il pesce si è fermato e la vibrazione forte non la vuole più. Stiamo pescando con 2 colori naturali, perché l'acqua in questa zona è molto più chiara rispetto a stamani. Domani l'acqua era marrone, quindi i colori scuri facevano da padrone, mentre qua sta facendo da padrone il watermelon e il watermelon red. Abbiamo una testa piombata e un Texas, leggeri. Non è facile stare in pesca, perché il vento è veramente forte.
grande canna. Si fa di qui? Spiego poi perché, sì sì. Adesso se sa che ci sei lo bello ancora al giro, eh. Ciao baby! Nonostante il vento, la giornata è tra le più pescose del viaggio. Lo sapevo, ho detto si piglia la grossura! Per la coppiola! Per questa squadra il pomeriggio si conclude con un gran finale. Babbo! Babbo e figlio! Babbo e figlio! No, nella prossima puntata di Heracles Adventure. Dopo una nottata di pioggia, il terreno è fangoso, il team si divide. Vincenzo e Alessandro restano al Codinas. Noi invece ci stiamo spostando nella zona del lago del Miscia. Sardegna offre dei posti spettacolari. Ragazzi, restate su Italian Fishing TV, ve ne faremo vedere delle belle. Autorilisi. Noi siamo nel lago grande ora. Nulla, voi? Pronto? Solitamente Franco, te la devo dire, quando sono il primo a pigliare un pesce prima di voi, non prendo più una sega. Non è un buon auspicio. Bello, questo è bello. Sai che si fa? Mi si mangia? Che ciò fa? Cercao. Questo piombino è un po' leggerino, eh.